amici, buongiorno. È passato un po' di tempo dall'ultimo video, ma sono arrivato e vi rinfresco un attimo la memoria. Dopo 2 settimane di pioggia e vento, ero arrivato a Parigi, da dove finalmente avevo iniziato a trovare bel tempo. Lo scorso video finiva a Gasny, un paese circa 100 km sopra Parigi, dove avevo incontrato Gabriele, un mio caro amico. In questo video arriverò finalmente all'oceano, seguendo da Parigi a Honfleur la Seine à vélo, un altro itinerario cicloturistico francese come la Loire à vélo che avevo seguito negli scorsi video. A Honfleur, che è la città in cui la Senna sfocia nell'oceano, ovviamente la Seine à vélo termina. Da lì a Dieppe, passando per Etretat, ho quindi seguito la Vélo Maritime, un altro itinerario cicloturistico francese. Buongiorno, sono le 6:30. E qua purtroppo è l'ora di sbarcare. Oh, poverino, è tutto malato. Gattino. Poisson. E niente, ho salutato Gabriele e sono sui pedali, on the road again. Fa bello finalmente. Finalmente fa bello per davvero. Ma fino a 2 giorni fa stavo davvero perdendo un po' la motivazione. E invece l'ho recuperata. Anche la serata con Gabriele ieri sera è stata assurda, assurda. Abbiamo fatto una serata come fossimo a Torino. Ma eravamo a Gasny. E io con la mia tendina, lui con il suo sandero camperizzato. È stato molto bello, io e Gabriele siamo amici da anni, abbiamo lavorato assieme, lavoriamo assieme da anni, quindi incontrarci qua e scambiarci così le nostre esperienze, lui è un mese che viaggia, è stato molto molto bello, molto molto bello. Grazie Gabriele. Mi sono fermato in questo Carrefour, ho fatto un po' di scorte, ho comprato, stasera mi faccio la pasta. Faccio tutta una tirata fino a Rouen, dovrebbero essere una sessantina di chilometri. Aggiustate le fontane. Mi sono fermato in 4 fontane, tutte e 4 rotte. Sono ancora fermo in un parchetto perché per la prima volta sento effettivamente le gambe affaticate, quindi giuro la prima volta. E allora mi fermo un attimo ancora e poi riparto e vedo. Non penso di arrivare all'oceano oggi, mi sarebbe piaciuto, però non importa, se non ci arrivo oggi ci arrivo domani. E niente, sono arrivato in un punto in cui la traccia mi faceva passare sull'acqua. Tempo che mi rendo conto che dovevo girare sull'acqua, vedo un traghetto che sta partendo, salgo, passo. E ho attraversato la Senna così, perché qua non ci sono ponti. Non chiedetemi perché. Where are you going? We're going to Mont Saint-Michel. Nice, yeah. Nice. But did you bike? Yeah, from Italy to here. Okay. So it's been how long? Like months? No, it's the 9th day today. From Italy? Yeah, from Turin. That seems crazy. Mi
sono fermato, ho trovato un campeggino a Giumieges, non so assolutamente come si pronunci. Adesso vado a farmi la doccia e poi vorrei andare fino in centro a questa Giumieges per vedere se c'è un alimentari, e perché ho la pasta e il pesto, però riuscisse a tirar fuori anche un entrée non sarebbe male. Giumieges si dice, però il centro è a 3 km da qua e quindi vado, sto andando. Martedì è chiuso tutto il giorno e vabbè, ripiego con una birra. Che devo fare? Ho fatto sti 3 km. Allora, mi sono messo a cucinare ed è cominciato a piovere, a piovigginare proprio poco a poco. E niente, è cominciato a piovere un po' di più, quindi mi sono di nuovo ritirato nella tendina. E vabbè, vado ad aggiungere il parmigiano di nuovo sulla pasta, nella tenda, con la pioggia fuori. È un flashback questo. Comunque mio fratello è in Puglia in questo momento, e guardate il cielo qua. E così è invece in Puglia in questo esatto momento. Pazzesco. Buongiorno, oggi è un po' più tardi del solito, sono le 8, perché fino alle 7:30 più o meno piovigginava. Previsioni non danno più pioggia fino a tra 2 giorni, né qua né alle Havre, ai Tretà non ho guardato, vabbè. Qua ci sarebbe una cattedrale senza il tetto, vorrei anche andarci a dare un'occhiata, ma come al solito è chiusa. Sono le 9:30 oggi, non è che sia così presto. Devo prendere un altro ponte mobile e appena arrivato dall'altra parte, quindi lo aspetto. Posso attraversare anche gli equini. Honfleur 65. L'oceano, ci sono arrivato. Quello là dietro è il Pont du Normandie, che ho un po' paura di attraversare, ma che dovrò attraversare. E la ragazza invece è Cynthia, abbiamo fatto gli ultimi 40 km assieme, adesso magari andiamo a mangiare qualcosina a Honfleur. Ho salutato Honfleur e Cynthia e adesso vado a prendere il ponte, le Pont du Normandie. Ponte attraversato, diciamo che non è la cosa più sicura che abbia mai fatto. La parte per le bici è... non è protetta da assolutamente niente, e a salire sono stato lì, poi a scendere mi sono messo nella parte dei pedoni che era protetta da un marciapiedino che non so se fosse più pericoloso o più sicuro. Comunque, l'ho passato, sono vivo, quindi tutto bene. Il porto di Le Havre, il porto, è ricoperto di ciclabili. Cioè, io l'ho attraversato completamente
e sono sempre stato su ciclabili. Canale della Manica. Ancora Job. Sono praticamente arrivato in Trità e ho trovato sulla strada un po' di spottini molto carini per mettere la tenda. Ci sono dei parcheggi gratuiti pieni di camper. Ok, ho trovato tutto il necessario per la cena e l'ho messo sulla bici, quella del bikepacking è un'arte e devo solo poi trovare un posto per dormire. Adesso sono contento. Adesso sì. Questo Londra è la meta così per prendere il traghetto, per prendere la Canale della Manica, eccetera. Però è qua che volevo arrivare per davvero. E ci sono arrivato. Buongiorno, è l'alba in il posto più magico, penso, in cui abbia visto un'alba. Spero che i video che ho fatto rendano quest'alba, perché assurdo. Ah, che bello, sono le 7 più o meno, sono in centro di Trità e sono praticamente da solo. Ieri sera quando sono arrivato c'era un casino qua, un casino che non riuscivo a muovermi, e adesso non c'è nessuno. Allora, io però vorrei trovare un bar aperto per mettere a caricare le mie cose. Oggi non ho troppa strada da qui a Dieppe, dove prenderò il traghetto, che non so ancora se prenderò stasera o domani. Ci sono circa 100 km, forse qualcosa meno. Et voilà, je suis dans la route. I just take the wrong road.
carino, ma basta, basta paesini, pieno di gente, che palle, vado via. Capitati in questo bellissimo paesino, non so mai i nomi dei paesi. Dalla boulangerie gli chiedo se hanno qualcosa di salato, perché sposto avevano solo croissant e panna cioccolato, voglio qualcosa di salato. E mi dice sì, abbiamo una piccola baguette con del fromage e qualcos'altro. Questa è la piccola baguette. E vabbè. Ok, sono arrivato a Dieppe, che è molto più grande e bella di quello che mi aspettassi. Sto andando dal traghetto per capire un po' come funziona. Ok, allora, mi sono informato ed è semplicissimo, praticamente fai il biglietto con il passaporto, non serve niente, basta averlo con te e poi faranno in Inghilterra. Però sono obbligato a prenderlo domani mattina. E quindi nulla, mi sa che passerò una serata a Dieppe, ho visto che qua c'è anche un camping municipale, quindi ci sta. Devo prendere il traghetto domani mattina a mezzogiorno, purtroppo il primo è a mezzogiorno, tardissimo, quindi domani non farò niente se non andare in Inghilterra, però vabbè, mi riposo un attimo, ci può anche stare. Magari vado a Brighton, anziché campeggiare, perché non avrei più tempo per arrivare a Londra, ovviamente. Stavo per farmi il risotto e ho scoperto che ho finito il gas. Quindi vabbè, il paesino qua è a 900 metri, non Dieppe, però quest'altro paesino è a 900 metri, quindi prendo la bici e vado a vedere, magari trovo qualcosa da far mangiare. Buongiorno, è il 11 agosto, venerdì, e sono le 7:10 e smonto tutto e poi andiamo a prendere sto traghetto. In un quarto d'ora dovrei essere a Dieppe, faccio colazione lì e poi vado dal traghetto a fare il biglietto. Mi sono preso un panno cioccolato e questa girella, che però qua si chiama pain au raisin. Ok, biglietto fatto, sono 47,50 €. Sembra che ci vado davvero in Inghilterra. Amici, il video di oggi finisce qua, spero vi sia piaciuto e nel prossimo video finalmente arriverò a Londra. Prossimo video che prometto di montare più in fretta rispetto a questo. Grazie di essere arrivati fino a questo punto, se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e seguitemi su Instagram, che nessuno mi segue su Instagram. Noi ci vediamo alla prossima.